Allora, se prendiamo posto e cominciamo a chiamare l'appello. Per favore, consiglieri, prendete posto. Procediamo, la seduta è aperta, procediamo all'appello. Sindaco, assente. Assente. Addio, assente. Assente. Attanasio, presente. Presente. Beatrice, assente. Assente. Borrello Antonio, assente. Assente. Borrello Ciro, assente. Assente. Caiazzo, assente. Assente. Capasso, assente. Assente. Castiello, assente. Assente. Coccia, assente. Assente. Crocetta, presente. Presente. Esposito Aniello, assente. Assente. Esposito Gennaro, assente. Assente. Esposito Luigi, presente. Fellico, presente. Presente. Fiola, presente. Presente. Formisano, presente. Frezza, presente. Presente. Fucito, presente. Presente. Gallotto, assente. Assente. Grimaldi, assente. Assente. Guanci, assente. Assente. Iannello, presente. Presente. Lanzotti, presente. Presente. Libro, assente. Assente. Lettieri, assente. Assente. Lorenzi, presente. Presente. Luongo, assente. Assente. Madonna, assente. Assente. Mansueto, assente. Assente. Maurino, assente. Assente. Molisso, assente. Assente. Moretto, presente. Presente. Moxerano, presente. Mundo, assente. Assente. Nonno, assente. Assente. Pace, presente. Presente. Palmieri, presente. Presente. Pasquino, presente. Rinaldi, assente. Assente. Russo, assente. Presente. Russo, presente. Santoro, assente. Assente. Schiano, presente. Presente. Sgambati, presente. Presente. Troncone, presente. Presente. Variale, assente. Assente. Vasquez, presente. Presente. Vernetti, presente. Presente. Zimbaldi, presente. Presente. Chiamiamo gli assenti. Sindaco, assente. Assente. Addio, assente. Assente. Beatrice, assente. Assente. Borrello Antonio, presente. Presente. Borriello Ciro, assente. Assente. Caiazzo, assente. Assente. Capasso, assente. Assente. Castiello, assente. Assente. Coccia, assente. Assente. Esposito Aniello, assente. Assente. Esposito Gennaro, assente. Assente. Gallotto, assente. Assente. Grimaldi, assente. Assente. Guangi, assente. Assente. Ian, Libro, presente. Presente. Luongo, assente. Assente. Madonna, assente. Assente. Mansueto, assente. Assente. Maurino, assente. Molisso, assente. Assente. Mundo, assente. Assente. Nonno, assente. Assente. Rinaldi, assente. Assente. Santoro, assente. Assente. Variale, assente. Assente. Presenti 25. Allora, presenti 25, il numero legale c'è, possiamo procedere.
Nomino scrutatori i signori consiglieri Esposito Luigi, Vernetti Francesco e Zimbaldi Luigi. Allora, abbiamo l'approvazione del verbale della seduta del 10-12. Il verbale è stato inviato a tutti i gruppi consiliari ai fini della lettura e della formulazione di eventuali osservazioni o rilievi da parte dei consiglieri che peraltro non risultano pervenuti a questa presidenza. Ricordo inoltre che nel corso della seduta del 10-12 è stata approvata la delibera concernente l'approvazione del regolamento per l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli. Ricordiamoci che c'è stata approvazione di tanti ordini del giorno e nella redazione del provvedimento sono stati riscontrati da parte degli uffici alcune incongruenze che di seguito io voglio elencare. L'emendamento 15 all'articolo 4 rappresenta una sostanziale duplicazione dell'emendamento numero 14 e detto emendamento 15 risulta restrittivo delle forme di pubblicità previste all'emendamento numero 14 che pertanto prevale. L'emendamento numero 31 all'articolo 6 riporta erroneamente la seguente dicitura, articolo 6, comma C al posto di comma A. L'emendamento numero 30 elimina l'articolo 5 e con l'emendamento numero 32 vengono apportate delle modifiche all'articolo soppresso. In applicazione a quanto previsto dal regolamento del Consiglio Comunale prevale l'emendamento soppressivo. All'emendamento numero 39 all'articolo 8 il consigliere Palmieri ha fatto pervenire a questa presidenza una rettifica precisando che nella predisposizione di detto emendamento risulta scritto, virgolette, emendare l'atto in questione sopprimendo il comma in questione dell'articolo 7, invece che emendare l'atto in questione sopprimendo il comma dell'articolo 8. L'emendamento numero 44 all'articolo 10 è già contenuto nell'emendamento numero 43 in precedenza approvato. L'emendamento 45 all'articolo 10 elimina i commi 2 e 3 e modifica il comma 1. L'emendamento numero 46 all'articolo 10 è superato riferendosi a dei commi già soppressi in precedenza. L'emendamento numero 51, devo leggere perché questo fa parte del processo verbale, consigliere Fiola. L'emendamento numero 51 all'articolo 12 è confliggente con l'emendamento numero 50 e prevale l'emendamento numero 50, atteso che l'emendamento numero 51 disciplina la materia oggetto dell'articolo in maniera meno puntuale. L'emendamento 52 all'articolo 12 è superato perché è uguale all'emendamento 50. Gli emendamenti 54 e 55 all'articolo 12 sono identici ed entrambi integrativi della casistica prevista dal già citato articolo 12. Prevale l'emendamento numero 55 essendo aggiuntivo della lettera F al testo originario. L'emendamento 56 all'articolo 13 è in contrasto con l'emendamento numero 57. A norma di regolamento vengono votati prioritariamente gli emendamenti interamente soppressivi, poi quelli parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. Nel caso in specie, in relazione all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 40, dell'articolo 13, l'inosservanza del piano di rateizzo implicherà la risoluzione automatica del rapporto giuridico e si è votato prima l'emendamento integrativo con l'introduzione della parola recidiva e successivamente l'emendamento interamente soppressivo del periodo in considerazione. Pertanto, a norma di regolamento, prevale l'emendamento interamente soppressivo numero 57. L'emendamento numero 63 all'articolo 17 è in conflitto con l'emendamento numero 65 che riproduce lo stesso procedimento introdotto in modo più ampio con l'emendamento 63 con la sola differenza temporale dei giorni 60 al posto di giorni 30. Pertanto pongo in votazione il suddetto processo verbale con le precisazioni lette, ritenendolo per letto e condiviso. Per dichiarazione di voto a questo punto qua, o per ordine dei lavori, sì, voglio rammentare che l'assessore,
quando fu approvato questo provvedimento, accortosi che non era stato in grado di gestire bene la seduta e il provvedimento che lui stesso aveva portato in consiglio per l'approvazione, disse: noi lo riportiamo in consiglio comunale, perché ci sono delle incongruenze. Consigliere Fiola, lo stavo completando. Quindi non è che oggi noi approviamo. No, lo approviamo però. Lo approviamo però, lo riportiamo come testo coordinato preparato dalla Presidenza, che sarà dato alle commissioni, all'assessore, al Collegio dei Revisori, per farne un testo definitivo che sarà riportato come proposta del Consiglio in aula. Quindi lo riporteremo. Quindi però la modifica a quel provvedimento, certo, sarà riportata, certo, sarà oggetto, certo, di un, certo, nuovo Consiglio, allora, lo per ripeto, l'approvazione. No, noi abbiamo il testo integrale con le precisazioni e quindi con le contraddizioni che ci sono nel verbale, nel senso che abbiamo fatto una procedura che lo stesso assessore sapeva essere carente per il fatto che abbiamo portato tanti emendamenti senza passaggi ulteriori. Allora io dico che sarà questo testo coordinato dalla Presidenza portato in commissione e all'attenzione dell'assessore, e diventerà una proposta al Consiglio che ovviamente ormai la traccia, che non modifica la sostanza di quello che abbiamo approvato, va bene? Quindi non ci sarà una riproposizione modificando quello che abbiamo approvato, ma il Consiglio ha la possibilità assieme all'assessore di sposare quelle che sono state incongruenze, discrasie rispetto al testo originario con gli emendamenti dell'Aula. Quindi metto in votazione la delibera del 10-12, chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario alzi la mano, Moretto è contrario, Borriello Antonio è contrario, Zimbardi è contrario, e Borriello Ciro, Fiola Ciro è contrario, astenuto invece Attanasio e Santoro. Quindi il processo verbale è approvato a maggioranza. Per quanto riguarda l'articolo 37, c'è Fiola, ne ha la facoltà. Sì, grazie Presidente. Approfitto che c'è l'assessore al commercio Marco Esposito per intervenire su questa questione dei barelli e l'idea di metterli sul lungomare. Io ho letto un articolo su un mattino che diceva meglio a Vigliena. Io direi addirittura forse meglio a Ponticelli, barra, andiamo a rivitalizzare quelle periferie che non riescono a venire fuori. Ormai il lungomare, come dice questa maggioranza che ha recuperato e dà un'altra immagine alla città, cosa che non mi risulta che sia i residenti che i commercianti siano contenti di questo. L'assessore Donati annunciava l'installazione di 4, diciamo, postazioni telematiche. Io lo dissi nello scorso consiglio che appena ci sarebbero state le installazioni telematiche per il controllo delle auto sarebbe iniziato, perché voi sapete che per il referendum abrogativo ci sono dei tempi, quindi va presentato entro settembre, quindi appena ci sarà materialmente l'installazione dei varchi telematici inizierà la raccolta delle firme per l'abrogazione delle ZTL, a questo punto non solo su via Partenope ma anche sulle altre città di Napoli, quindi con la speranza che poi si possa applicare questa democrazia partecipata che ogni tanto questa maggioranza va annunciando e non applica mai. Quindi io chiedo all'assessore Esposito di anche se l'assessore dice nella sua intervista che è una cosa un po' complicata, non è semplice, però prima ancora di ragionare su via Partenope, di ragionare veramente, vedete, ci sono parte delle periferie morte che non riescono a vitalizzarsi, quindi mettere 50 o 100 baretti in quella zona significa poter spostare un po' di gioventù e quindi rendere vivibile quelle periferie che ogni tanto tutti annunciano di voler recuperare, ma non si fa mai niente in tal senso. Quindi io penso che noi daremo un grosso contributo se l'amministrazione è intenzionata a recuperare queste periferie ormai morte che nessuna amministrazione fino ad oggi è riuscita a rivitalizzare. Grazie Presidente. Grazie consigliere Fiola, la parola adesso al consigliere Iannello Carlo. Allora, grazie Presidente. No, io faccio questo articolo 37 perché
ho appreso ieri sera dell'esistenza di un convegno, pare organizzato dal Comune di Napoli, perché c'è il logo del Comune di Napoli, dall'assessore Sodano, perché c'è scritto assessorato all'ambiente, quindi immagino che sia l'assessore Sodano fra gli organizzatori, dalla vicepresidenza del Consiglio Comunale, dalla Commissione Consiliare Ambiente, quindi qualcosa di assolutamente istituzionale, ai massimi vertici dell'amministrazione e del Consiglio Comunale. Il convegno ha il titolo Ambiente, Pace, Geotermia, Sviluppo, Lavoro. Ci mancano solo sport e religioni, così abbiamo completato tutto lo scibile umano. Al convegno partecipano i maggiori esperti nazionali ed internazionali sullo sviluppo energetico. Avvocato Elena Coccia, dottor Antonio Luongo, mi congratulo per la laurea, dottor Giuseppe Fulvio Frezza, congratulazioni, dottor Marco Russo, congratulazioni anche al dottor Marco Russo, fra i maggiori esperti nazionali e internazionali. Manca la Federico II, c'è solo l'Università Partenope, che è una giovanissima università, la quale... Non proprio molto sia, giovane. La quale in ingegneria speriamo che acquisirà una grande tradizione per onorare gli studi scientifici e ingegneristici e vulcanologici della città di Napoli, ma la grande tradizione, lei mi insegna, preside e magnifico rettore, oltre che presidente del Consiglio Comunale, e della Federico II, nonché della gemmazione della Federico II, che è la seconda università degli studi di Napoli, che sono completamente assenti dal convegno. Ma intanto il convegno è introdotto da un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Geofisica, il quale ci dà obiettivi e risultati del Camp Flegrei Deep Drilling Project. Adesso io vorrei capire, l'amministrazione comunale ha deciso che si deve fare la geotermia, che si devono bucare fino a 3.800 metri Camp Flegrei nella zona di Bagnoli, che quella è la sede per un impianto misto di geotermia solare e biomasse, che quindi i suoli di Bagnoli debbono essere così valorizzati, perché l'opinione pubblica internazionale saprà che nel vulcano più pericoloso del mondo, dove c'è il maggiore rischio vulcanico al mondo, noi facciamo un deep drilling project come stato dai maggiori esperti internazionali come il dottor Marco Russo, come il dottor Fulvio Frezza, come il dottor Antonio Luongo, e praticamente, oppure l'amministrazione comunale è stata presa in un agguato e quindi non c'entra niente l'assessorato, e quindi non è l'assessorato che ha messo la paternità su questo progetto, che è contestato dalla popolazione, che è contestato dalla parte più qualificata della comunità scientifica nazionale ed internazionale, perché i professori che vanno in tutto il mondo e sono professori di importanza internazionale ridono su questo progetto e sulla qualità scientifica di questo progetto. E non me ne voglia il presidente Pasquino se nella sua qualità di ingegnere ha anche lui espresso in una conversazione che non posso ritenere riservata, data la carica che ritiene, delle perplessità, come dire, dal punto di vista scientifico, dato che il magnifico presidente Pasquino è anche un importantissimo professore di ingegneria. Allora vorrei capire, è uno scherzo? Stavamo su scherzi a parte? È stato un agguato teso nei confronti, come io spero, dell'amministrazione comunale, oppure l'amministrazione comunale ha deciso che questo deve essere il futuro dell'area di Bagnoli? Allora ce lo faccia sapere, così noi poi rispetto a questa decisione diciamo se siamo a favore o se siamo contro. Grazie. Grazie. Chiede di intervenire il consigliere Attanasio Carmi del gruppo Misto Verdi, ne ha la facoltà. Io volevo parlare
di via Caracciolo, però io ritengo quello del consigliere Iannello una caduta di stile rispetto al convegno che c'è stato ieri. Non si può certamente stigmatizzare i colleghi perché non hanno una qualifica, cioè veramente mi sembra che in questo consiglio comunale siamo arrivati a un livello troppo basso, e lo dico io che non sono stato nemmeno, sono andato a dare un'occhiata e mi è sembrato che gli interventi erano comunque di un certo livello. Ho trovato molto interessante quello del vulcanologo che è intervenuto, però consigliere, mi faccia intervenire, come lei ha inteso offendere i consiglieri con i modi con cui ha espresso il suo parere, cioè non si è... Non ho ravvisato gli estremi di un'offesa. Sì, di marcare il fatto che qualcuno non abbia la laurea, la laurea per me è un'offesa ai consiglieri che sono intervenuti. Se si vuole fare la polemica politica va bene, è di merito, però nei fatti quella era una manifestazione organizzata da una parte di consiglieri comunali, anche da Elena Coccia, che è intervenuta per prima ieri a quella riunione. Non mi sembra opportuno che in un'aula consiliare, in una diretta diciamo anche televisiva, si possono dire certe cose. I consiglieri sono eletti e hanno la libertà di poter organizzare convegni, se poi se siano di qualità o meno è una cosa che si può dire, ma certamente non si può entrare nel merito degli incarichi, delle cariche dei singoli consiglieri che al di là della laurea potrebbero avere un'esperienza maggiore rispetto a persone che hanno le lauree comprate e che magari non capiscono un tubo delle cose che fanno. Quindi io prego i consiglieri quando intervengo di avere rispetto degli eletti del popolo. Io volevo intervenire invece sulla questione di via Caracciolo, che sapete mi sta a cuore anche rispetto a quello che sta accadendo, alle proteste che puntualmente sono avvenute in quell'area, al problema dell'inquinamento che attanaglia la riviera di Chiaia e altre strade limitrofe, nonché Corso Vittorio Emanuele, anche la tangenziale che è aumentato da quando è chiusa la mattina via Caracciolo, praticamente le percorrenze di almeno 30.000 utenti ogni giorno. Vi ricordo che erano all'incirca 300.000, siamo attorno ai 330.000, 350.000. Le code che iniziavano la mattina ai Camaldoli adesso cominciano a Fuorigrotta, e quindi sostanzialmente c'è stata una prova dell'aumento dei flussi di traffico in altre zone. La ZTL va bene, ma se si avesse avuto il coraggio di farla H24 oppure tutta la giornata, fare una ZTL di 4-5 ore per creare solo problemi e per non farla nei fatti, perché non c'è un beneficio sotto il profilo ambientale della pedonalizzazione che noi tutti come consiglio comunale abbiamo voluto in quell'area, ci sono dei problemi. L'amministrazione dovrebbe un attimo riflettere rispetto a quello che si legge tutti i giorni sui quotidiani, perché bisogna anche ascoltare i cittadini che in piccola parte hanno protestato, solo perché comunque io ritengo sia stata una giornata lavorativa, forse evidentemente la protesta era ancora più grossa, ma bisogna ascoltare chi protesta. Ma tra quelle persone che protestavano c'erano anche persone che ragionano e che chiedono solo delle modifiche, molte non vogliono che si ritorni indietro, ma non bisogna ritornare indietro, come ho detto nel mio precedente intervento con l'appello al sindaco di mantenere l'isola pedonale di via Caracciolo. Ma benedetto il Dio, quell'isola pedonale di via Caracciolo deve essere riempita di contenuti, ma non solamente con cose occasionali. Bisogna pianificare lo sviluppo di questa città, bisogna pensare prima di agire, bisogna comprendere i danni che può provocare un provvedimento improvviso senza uno studio di flussi di traffico, bisogna comprendere come si fa a far capire alla gente della grande occasione che sta dando quella strada. Io ritengo che, e l'ho detto nel mio intervento già nel mese di luglio, quando abbiamo discusso dell'isola di via Caracciolo, quando si annunciava questo piano, delle problematiche che sarebbero sorte d'estate con l'asfalto bollente, d'inverno con la pioggia, e sappiamo bene che in quella strada lunedì al venerdì non c'è nessuno, non ci cammina nessuno. Se ha portato qualche problema, bisognava intervenire e capire cosa si può fare. Io ritengo che ancora oggi possiamo recuperare, e l'ho detto l'altra volta, stabilendo una ZTL H24 a targhe alterne da Largo Sermone, da via Acton fino a piazza San Nazaro. È l'unico modo per dimezzare immediatamente i flussi di traffico, per far venire meno le proteste, per non creare danni agli esercenti che ci sono in zona, perché chi vuole andare a spendere ci va nel giorno in cui la targa
e ti fa camminare, quindi non ci sarebbe nessun tipo di problema per i ristoratori e per i commercianti. Io voglio segnalare quello che avviene. Lì c'era comunque una clientela che arrivava dalla provincia e che non arriva più, una clientela che era, diciamo, arrivava lì a spendere nei negozi di Chiaia e che non arriva più perché ci sono dei problemi. Nei fatti, con una ZTL a targa alterna si consentirebbe alle persone di arrivare anche in determinati giorni, si andrebbe a sviluppare il carpooling, perché chi non può camminare in quella giornata, chi abita a Posillipo può organizzarsi con altre persone che vanno a lavorare. Bisogna fare in modo che certi progetti, io penso per quale motivo, lo ripeto, l'ho detto l'altra volta, non si è pensato a migliorare i collegamenti, perché se si fa una ZTL, se si dice alla gente di andare a piedi, bisogna creare anche, diciamo, la possibilità di poter prendere i mezzi pubblici e di non restare imbottigliati nel traffico. Perché si chiedeva una corsia o due corsie in Viale Dorn fino a Piazza Vittoria? Perché in pratica avremmo consentito di utilizzare le due corsie che stanno alla Riviera di Chiaia per i mezzi di soccorso, per i mezzi pubblici, per i taxi, e quindi nei fatti avremmo creato una vera ZTL dove la gente può girare con i mezzi pubblici e arrivare dove deve arrivare. E sono 18 anni che cerchiamo di pedonalizzare via Caracciolo, l'abbiamo fatto in piccolo negli anni passati, ma tutti quanti, anche nei consigli comunali che si sono succeduti, abbiamo convenuto che bisognava aspettare la realizzazione della linea 6, perché quando ci sarà la linea 6 che farà interscambio a Piazza Municipio con la linea 1, in pratica avremo un anello che collegherà tutta la città, quindi in pratica sarà inutile andare a via Caracciolo utilizzando l'auto o utilizzando altri mezzi. Avremo la metropolitana, come avremo, spero, anche i tram per poterci arrivare, mezzi non inquinanti, però al momento c'è un problema e l'amministrazione deve fare in modo, senza fissarsi sulle cose che si sono fatte, perché se si è stato sperimentato, è stato dimostrato che sta portando dei problemi di inquinamento, e soprattutto nella galleria Vittoria, dove la sera le macchine si bloccano, la gente non può respirare, chi si sente male non può uscire dall'auto, andate a vedere quello che accade col traffico che c'è lì nella galleria Vittoria, una galleria non a norma, l'abbiamo detto più volte. Allora questa amministrazione ha fatto un'ottima cosa pedonalizzando, forse se non ci fosse stato il coraggio di questa amministrazione, del sindaco, noi non avremmo mai avuto il lungomare pedonalizzato, che è una grande occasione. Ma organizziamoci, mettiamo un punto di partenza delle barche che portano a visitare la costa di Posillipo, facciamo in modo che ci sia un attrattore continuo in quell'area per dimostrare quanto è importante per la città di Napoli. Allora io, questo è l'ennesimo appello che rivolgo, la questione la possiamo risolvere immediatamente con la ZTL H24 a targhe alterne per dimezzare i flussi di traffico in zona, per dimezzare l'inquinamento, per avere i collegamenti dei mezzi pubblici più veloci. Quindi io ritengo che una buona amministrazione, se si rende conto che c'è una parte della città che contesta un provvedimento, senza tornare indietro, può anche sperimentare un qualcosa di diverso che possa consentire di fare in modo che quell'area veramente sia una ricchezza per la città. Da Piazza Vittoria, via Partenope, si può già partire con i lavori, perché è chiaro che quella zona dove ci sono i famosi baretti, che già ci sono lì, può tranquillamente essere già sottoposta a un provvedimento di riqualificazione, eliminando la sede stradale. Quindi cominciamo da via Partenope, poi sull'altra parte, da Piazza Vittoria a Mergellina, facciamo delle riflessioni, perché c'è ancora tempo per fare delle riflessioni. Il segnale può essere dato, e allora io prego il vice sindaco che è presente in aula, non c'è il sindaco, di aprire un ragionamento rispetto alla possibilità di fare qualcosa nell'immediato, senza ritornare indietro nelle decisioni assunte, che sono decisioni assunte da tutto il Consiglio Comunale, che ha chiesto un'isola pedonale 3 mesi prima che si svolgesse la Coppa America. Quindi ritengo che un ragionamento, al di là delle antipatie, le simpatie di chi fa la proposta, di chi non la fa, ragioniamo un attimo con i tecnici, ma con i tecnici veri, perché ce n'è qualcuno falso, intrufolato, che ha sempre le stesse idee e cerca di imporle in determinati settori che io conosco bene. E allora facciamo in modo che le riflessioni dei consiglieri, di quelli che amano questa città e vogliono che praticamente, ho superato il tempo, chiedo scusa, vabbè, a questo punto chiudo, tanto penso di essere stato abbastanza chiaro. Grazie. Grazie consigliere Attanasio, la parola adesso al consigliere Moxedano, capogruppo dell'IDV. Grazie Presidente.
Io credo che è inopportuno e indelicato utilizzare l'articolo 37 non per discutere o per mettere all'attenzione della Giunta e del Consiglio questioni o problemi che attanagliano la città e che possono essere all'attenzione dell'Aula e dell'amministrazione, ma utilizzare questa norma regolamentare per offendere e per mettere in discussione un'iniziativa intrapresa da un gruppo di consiglieri, abbia almeno l'educazione di ascoltare, come ti ho ascoltato attentamente, caro consigliere Iannelli, abbia l'educazione di ascoltare. Sì, ma non puoi offendere, per favore, e poi prendi tutta la parola. È inopportuno anche questo atteggiamento, consigliere Moxedano. Indelicato. Non puoi offendere un consigliere e poi lo prendi sotto al braccio. È indelicato. È indelicato. Consigliere, per favore. Ti dico, caro dottore Iannelli, perché Iannelli. Ce l'hai la laurea, Iannello, come per favore, consigliere Iannelli. Le azioni di Mediaset. Ti dico con molta chiarezza della inopportunità e dell'indelicatezza nei confronti dei colleghi consiglieri, che si può entrare in merito e si può essere d'accordo o meno su una proposta o su un'idea. È legittimo da parte tua essere d'accordo o meno su una proposta, come hai sempre fatto. Io ti ho sempre ascoltato e ti ho sempre riconosciuto una tua onestà intellettuale, ma non è consentito in quest'Aula. È per la prima volta che un consigliere mette in discussione un'iniziativa intraprese da un altro gruppo di consiglieri, da altri colleghi. Il convegno di ieri non ci ho partecipato, non so di cosa si sia discusso. Ho letto sulla stampa, consigliere, ho letto sulla stampa che è stata fatta una proposta, c'è un'idea sull'energia alternativa, si può essere d'accordo o meno. Non è ancora una decisione dell'amministrazione, non c'è all'attenzione dell'Aula nessuna decisione dell'amministrazione, ma può anche diventare una decisione dell'amministrazione ascoltando e convincendosi su un'idea progettuale. È legittimo e sacrosanto, e non è mai ammissibile da parte di nessuno mettere in discussione e limitare la libertà di ogni singolo consigliere. Caro Iannelli, te non ti è consentito, non ti è consentito la limitazione della libertà, per favore, da parte dei consiglieri. Consigliere Iannello, consigliere Iannello, consigliere Iannello, consigliere Iannello, non ho detto consigliere Iannello, ma tu sei consigliere Iannello, tu sei anche scostumato, consigliere Iannello, tu non hai mai avuto senso, consigliere Iannello, consigliere Moxedano, si rivolga alla presidenza, per favore. Grazie, vabbè, per favore. Ma ho già richiamato il consigliere Iannelli. Siamo un po'. Quando una persona interrompe anche con la vivacità del consigliere Iannelli, è la dimostrazione che è povero di argomentazioni. È povero. Povero di argomentazioni. Io ribadisco solo in quest'Aula, e glielo ribadisco a lei, Presidente, il rispetto della libertà e delle prerogative di ogni singolo consigliere, di centro-sinistra o di centro-destra. Libertà piena non esiste.
che con gli interventi e con l'utilizzo di una dicitura probabilmente inappropriata si tenda ad infangare e di limitare la libertà dei singoli consiglieri. Questo non è ammissibile a nessuno. Pertanto invito il consigliere Annello a maggiore rispetto verso l'Aula e verso i suoi colleghi, a maggiore rispetto per quello che ognuno può esprimere, quello che ognuno può esprimere. Ci sono anche cittadini in Italia che con la quinta elementare, senza laurea, senza nessun titolo di studio, hanno fatto e hanno contribuito alla storia in Italia e hanno contribuito alla storia della nostra città. Pertanto il consigliere Annello debba avere rispetto anche su questo punto. Lo sforzo, cortesemente un po' d'acqua. Solo per drammatizzare, vorrei ricordare al consigliere Iannello, consigliere, che si raggiunge il più alto grado del ruolo universitario anche senza laurea. Cortesemente. Quindi in questo senso, vabbè, lei ha ecceduto un poco nel... A fine seduta, presidente, a fine seduta per fatti personali, applichiamo il regolamento. No, il presidente è discrezionalmente libero. Applichiamo il regolamento. Per fatto personale devo rispondere a Moxedano, perché mi ha chiamato in causa più volte. Certamente si può rispondere per fatti personali legittimi. E allora posso rispondere? Nell'applicazione del regolamento si interviene a fine seduta come per fine seduta, per favore. Grazie presidente. Facciamo finire, per favore, consigliere Iannello. Poi... Le regole vanno rispettate e dobbiamo abituarci a da noi stessi a rispettare le regole. Non si può reclamare il rispetto delle regole e poi violare le regole in aula. Anche questo è un atteggiamento di correttezza e di rispetto istituzionale. Ma nel concludere, non era mia intenzione fare una polemica, non era mia intenzione entrare in merito a una proposta e a un'idea che un gruppo di consiglieri si sono trovati unitamente all'amministrazione a discutere. Lo faremo se è necessario, in aula, se c'è una proposta dell'amministrazione, lo faremo come gruppo Italia dei Valori, se discuteremo sulla tematica delle energie e delle proposte di energia alternativa. Su questo non c'è dubbio, ma sono intervenuto per richiamare al consigliere Annello di maggiore rispetto, perché non è la prima volta che ci troviamo in una situazione simile. Maggiore rispetto verso l'Aula e maggiore rispetto verso i singoli consiglieri. Questo è un metodo che va anche nel rispetto delle sue prerogative. Pertanto sono intervenuto anche violando la norma dell'articolo 37, perché non era questo, e mi scuso di averla violata la norma dell'articolo 37. Ma cominciamo, e chiedo al presidente di accelerare le procedure e per la messa in discussione e per arrivare alla definizione dell'approvazione del regolamento del Consiglio Comunale, perché non possiamo continuare a lavorare con un regolamento che risale al 1972. Hanno lavorato molto bene la commissione che aveva all'attenzione questo provvedimento, la commissione di Trongone e altre commissioni. C'è stato un buonissimo contributo e un buonissimo lavoro da parte dei commissari di quelle commissioni, di maggioranza e di opposizione. Io penso che siamo a buon punto e credo che l'Aula è in condizione per poter discutere e definire con l'approvazione il nuovo regolamento del Consiglio Comunale, che probabilmente può evitare quelle che è successo stamattina e quelle che abbiamo potuto ascoltare dal consigliere Carlo Iannello. Grazie.
Grazie. Presidente, alla sua buona conduzione dell'Aula, io chiedo di intervenire per fatto personale, perché mi ha accusato ripetutamente di aver offeso consiglieri, cosa che non ho fatto. Mi ha ripetutamente chiamato in causa, ha anche ricordato che posseggo 100 azioni in Mediaset. Allora, consigliere, per favore, poi lei mi chiede la parola, io le dico alla fine, perché sennò alla fine dei 37, però alla fine facciamo fatto personale. Allora, consigliere Santoro, a lei la parola. No, non c'è. Grazie presidente. Consigliere Santoro, io intervengo presidente perché vorrei richiamare l'attenzione del vice sindaco che è qui presente, dei pochi assessori presenti, rispetto alla necessità di intervenire con la massima urgenza per garantire le condizioni minime di sicurezza sulle strade cittadine. Ci sono, caro vice sindaco, situazioni veramente drammatiche, pericolosissime. Qui c'è anche il vice capo di gabinetto, che dottor Nardi, che sa bene le continue sollecitazioni che ho fatto all'amministrazione su alcune strade della nostra città, a cominciare da via Camaldo Lilli, su cui addirittura era previsto un intervento e ancora non riusciamo a far partire i lavori. E vi è una situazione però altrettanto grave in altre strade, veniva ricordato Santa Maria Cubito a Chiaiano, una strada che tra l'altro è stata devastata dal passaggio dei mezzi pesanti della discarica, e la situazione del quartiere di Pianura, dove le posso assicurare, vice sindaco, veramente in situazione disastrata. Ci sono alcune strade come via Napoli, via Campanile, via Pallucci, che le prego di annotarsi, che richiedono un immediato intervento. In particolare la situazione di via Pallucci, si sono aperte buche e voragini in prossimità di una scuola, di un grosso complesso scolastico che c'è lì su via Pallucci, e questo rappresenta pericolo non soltanto per gli automobilisti, i motociclisti che percorrono quella strada, ma anche poi per chi attraversa pedonalmente quella strada in prossimità proprio della scuola. È un appello accorato, attiene al senso di responsabilità che dobbiamo avere tutti quanti. Voi state dando mandato alla Napoli Servizi di garantire quantomeno il riempimento delle buche, delle voragini. Sarebbe però interessante capire poi quali sono i criteri e le priorità che vengono individuate. Qua non dobbiamo fare la gara a chi segnala più strade o a chi segnala situazioni più drammatiche. Io vorrei però che si stabilisse un criterio attraverso cui individuare le precedenze, a cui dare appunto le precedenze rispetto agli interventi. Voglio capire chi è che stila il cronoprogramma, se sono le municipalità, se in capo all'assessorato alla manutenzione stradale urbana, che è l'assessore Donati. Allora, per favore fate chiarezza, ma soprattutto fate presto, perché noi non possiamo portarci poi sulla coscienza eventuali incidenti che dovessero accadere, che potrebbero avere ripercussioni veramente serie e drammatiche per i nostri concittadini. Quindi mi auguro che si intervenga con la massima tempestività rispetto alle situazioni che ho portato ad esempio stamattina, rispetto a tante altre situazioni che probabilmente esistono sul nostro territorio. Quindi intervenite immediatamente e poi per favore stabiliamo quale deve essere il criterio attraverso cui vengono individuati gli interventi. Io voglio sapere quando devo fare una segnalazione, a chi la devo fare, se la devo fare al sindaco, se la devo fare all'assessore, se la devo fare al dirigente tecnico della municipalità. Metteteci in condizione di assolvere al nostro mandato in maniera corretta e soprattutto poi di avere risposte concrete rispetto alle segnalazioni che facciamo. Grazie. Grazie, non ci sono altri interventi ex articolo 37, procediamo all'ordine del giorno, che al primo punto c'è la monotematica sul Bagnoli. La parola al vice sindaco che l'ha richiesta. Sì, grazie presidente. Io volevo chiedere all'Aula il rinvio della trattazione di questo
argomento perché, come tutti sanno, siamo alle prese con la definizione del piano di rientro che sta impegnando molto gli uffici e l'intera giunta e il Consiglio con una serie di incontri. E, tra l'altro, dovremmo, spero già nella giornata di domani, poter fornire anche degli elementi, delle tabelle per poter consentire alla Commissione di Bilancio in primis, ma a tutti i gruppi consigliari, un approfondimento avendo una scadenza già per il giorno 28. Purtroppo, come voi sapete, lo schema di decreto, che è previsto dal decreto per quanto riguarda l'elaborazione del piano, è stato predisposto e consegnato all'amministrazione comunale solo la settimana scorsa, per cui stiamo facendo una corsa contro il tempo per arrivare al 28 con l'approvazione in consiglio. Per cui, tenuto conto che nella seduta del 25 avremo un'altra discussione importante sul patrimonio, che è parte integrante, anzi per certi aspetti uno degli elementi più forti della capacità di recupero, di rientro del Comune di Napoli, chiederemo all'Aula quindi di fare approfittare di questi giorni per completare la discussione sul patrimonio della giornata del 25 e oggi sugli argomenti che sono previsti all'ordine del giorno e rinviare la discussione su Bagnoli a subito dopo l'approvazione in consiglio del giorno 28. Ci sono già delle sedute fissate per il 1 di febbraio, quindi non è una richiesta di un rinvio sine die, ma una richiesta di rinvio subito dopo l'approvazione del piano di rientro il giorno 28. Grazie Vice Sindaco. Chi è contrario alla proposta del Vice Sindaco? Nessuno chiede di intervenire. Pongo in votazione la proposta del Vice Sindaco di rinviare la discussione sul monotematico di Bagnoli. Chi è d'accordo resti seduto. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene lo dichiari. Unanimità sul rinvio. Passiamo al primo punto di deliberazione di giunta comunale numero 883 del 14 dicembre 2012. È una proposta al Consiglio, presa d'atto della perizia giustificativa dei lavori di sommorgenza per il ripristino statico ed idraulico dei manufatti fognari in via Liguria, Vico Pace, per il ripristino della funzionalità del collettore di Miano coinvolti nella voragine apertasi in data 1 dicembre 2012, presa d'atto del verbale redatto ai sensi dell'articolo 176 del DPR 207 del 2010, articolo 18, legge regionale numero 3 del 2007, proposta al Consiglio ai sensi del comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, così come modificata dalla legge di conversione del decreto legge 174 numero 2000, del 2012, di riconoscimento della spesa di 268.614,26 euro per detti lavori di sommorgenza. C'è la parola all'assessore Sodano, che è il proponente della proposta. Sì, grazie. Si tratta della voragine di via Miano che nella notte tra l'1 e il 2 dicembre ci fu appunto questa profonda voragine che ha interessato la piazza Regina Elena, trascinando tra l'altro un'autovettura, il crocifisso e il basamento della piazza, nonché tutti i sottoservizi esistenti nel sottosuolo. La superficie della voragine è di circa 120 metri quadrati, la profondità di circa 6 metri. Ci sono delle immagini che hanno rilevato gli uffici, che sono molto eloquenti e che danno il senso anche della gravità dell'evento. I vigili del fuoco lavorarono per 2 giorni e dopo hanno lasciato il campo libero ai tecnici, e con un verbale di sommorgenza del 3 dicembre del 2012 sono stati affidati i lavori necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza alla ditta Imedil. I lavori hanno consentito la ricostruzione dei manufatti fognari di Velti, il riempimento della voragine e il riposizionamento e sostituzione di tutti i sottoservizi. Il lavoro si è concluso a fine dicembre, adesso sono in corso i lavori di pulizia del collettore. Diciamo che questa... aggiungo solo questo, che è un elemento su cui abbiamo già discusso in commissione ambiente, ma dovremmo fare un approfondimento perché la situazione del sottosuolo napoletano, come è noto, è molto, molto seria, molto grave e richiederebbe interventi ingenti e una programmazione
Per favore, i commenti in aula da parte dei consiglieri. C'è stato il consigliere Moretti che giustamente rivendica una precisazione che dopo il punto che stiamo discutendo metteremo all'attenzione del consiglio. Però invito i consiglieri a non distrarsi, se no si distraggono. Poi, consigliere Iannello, non possiamo uscire al momento in cui bisogna intervenire, poi se no veramente non riusciamo a capire nulla. Quindi no, mi avvio a concludere, insomma lascio ora, esula dall'atto che stiamo approvando, ritengo utile una riflessione approfondita in consiglio sul tema del sottosuolo e degli interventi straordinari che bisogna fare per evitare di poter in futuro piangere altre vittime in questa città, che già ne ha avuto in passato. Qui è stato, come dire, miracoloso la possibilità di evitare, come è accaduto, perché una macchina con 3 persone a bordo, comunque sprofondata, fortunatamente con lievissime ferite. C'è un tema sulla manutenzione del sottosuolo, sui quali c'è stato anche negli anni passati un commissario del sottosuolo. La situazione dell'intero sistema fognario dei sottoservizi va verificata, va monitorata, e questo credo che dovremmo farlo nei prossimi mesi con un'approfondita discussione all'interno del Consiglio Comunale. Un attimo solo, c'è Fiola che chiede l'intervento per ordine dei lavori. Io ho saputo in questo momento che in un modo in fretta e furia è stato votato secondo procedura. La sospensione della discussione sul Bagnolo. Voglio rammentare che non molto lontano da oggi questa maggioranza, che era in grande difficoltà, che stava fallendo la società Bagnolo e dove noi abbiamo dato un grande contributo per evitare questo, e che ci sono alcune forze politiche che avevano e hanno avanzato proposte scritte su decisioni che ha preso il Consiglio di amministrazione rispetto ai bandi in corso. Oggi rinviare questa discussione significa che probabilmente tutto quell'entusiasmo che aveva questa maggioranza su Bagnoli, e che voleva riproporre temi molto importanti per tentare di risolvere questa questione di Bagnoli che non vede mai fine, questa maggioranza ha cambiato idea, perché rinviare la discussione monotematica su Bagnoli è una questione, mi creda, molto grave. Questo ci fa pentire dell'aiuto che diamo costantemente a questa maggioranza di non capitolare, perché la questione di Bagnoli, chi la rammenta, dove non c'era maggioranza su il salvataggio di quella società, noi ci siamo distinti proprio per dare un contributo e salvarla. Oggi proprio questa maggioranza decide di rinviare questo consiglio. Bene, come dite, siete voi che guidate il carretto, guidatelo finché lo potete guidare, perché come si dice, come diceva Edoardo, da passanottata, insomma. Stiamo procedendo in modo irrituale, do la parola anche a Moretto. Consigliere Fiola, solo per precisazione, io ho chiesto, consigliere Fiola, dopo un intervento del vice sindaco ho chiesto se c'era un intervento, e quindi in questo senso non è fretta e furia. Consigliere Moretto, breve per piacere, più una precisazione che un intervento, per dire che c'è stato. Allora, per favore, ci... Presidente, allora, se parliamo di irritualità, io non credo che si possa lavorare in questo modo, perché qui se noi domandiamo a tutti i consiglieri presenti in aula se hanno capito che è stata rinviata la seduta sulla monotematica su Bagnoli, credo che il 90% questo lo sanno bene. Vogliamo chiedere a tutti i consiglieri. No, non si rivolga ai suoi che stanno. No, ai tutti. Loro stanno distratti. Lasci perdere, perché la gravità della cosa non cambia. No, lo so, però, Presidente, però, la gravità della cosa, del contenuto di rinviare la seduta monotematica sul Bagnoli non cambia. Se abbiamo ascoltato bene quello che lei diceva o non lo abbiamo ascoltato, la sostanza non cambia. Noi, il Consiglio Comunale, questa maggioranza ha approvato il 16 ottobre la delibera 661 sulla questione di Bagnoli, e da lì successivamente, nell'immediatezza di quell'approvazione di delibera, si doveva aprire il dibattito su Bagnoli, e stiamo facendo questo da mesi per cercare di capire il destino di Bagnoli.
dopo che abbiamo dato a questa STU tutti i beni gli abbiamo conferito per poterla far sopravvivere e non si riesce a discutere. L'ultima volta il sindaco ha detto che era impreparato per discutere, non era documentato, non sapeva ancora le sorti di Bagnoli. Sono passati 3 mesi da quella dichiarazione del sindaco e finalmente abbiamo di nuovo questa mattina, dovevamo incardinare la discussione su Bagnoli. E ancora una volta, non solo l'assenza del sindaco, ma di tutta la sua giunta, che molto probabilmente è impegnata in altre cose a cui pensare e non al destino di Bagnoli, e al destino di Bagnoli è legato il destino della nostra città. Se non lo sapete bene, che cosa significa far decollare Bagnoli dopo 17-18 anni? E noi stiamo qui a discutere in fretta e furia senza far capire niente a nessuno. Il sindaco ancora una volta è impreparato o è impegnato in altre cose e non dobbiamo discutere di Bagnoli. Ma di che parliamo? Io faccio appello al suo senso di responsabilità, che avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dei consiglieri se fossero stati in quel momento distratti, perché nessuno pensava, nemmeno lontanamente, che dopo 7 mesi, dopo aver fatto delle lotte per poter incardinare, ancora una volta questa mattina non si aprisse il dibattito su Bagnoli e sul destino della nostra città. Ma di che parliamo? Di che altro vogliamo parlare di queste delibere che stiamo facendo, anche queste in fretta e furia, somma urgenza, senza capire la somma urgenza dove sta realmente e come si attribuiscono questi lavori, dichiarando semplicemente la somma urgenza e quando sono già decadute le portiamo in consiglio comunale all'approvazione, sempre nella confusione totale di chi non sta nemmeno comprendendo di che cosa stiamo parlando. E giustamente diceva anche il consigliere Santoro, come si fa a dichiarare la somma urgenza? Qui è tutta Napoli in somma urgenza, Presidente, ci sono voragini aperte in tutta la città, ogni strada è un pericolo pubblico. Quando noi dichiariamo la somma urgenza e come attribuiamo? Quante ditte hanno partecipato per poter dire questa è la migliore offerta perché c'è stato il ribasso del 20%? Qui non c'è scritto chi ha partecipato per aver attribuito questo. E sto entrando anche nel merito della delibera, consigliere. Sto entrando nel merito della delibera che ha illustrato poc'anzi il vice sindaco. E credo che nell'interesse della città anche i consiglieri dell'opposizione dovrebbero fare, della maggioranza, dovrebbero fare uno scatto di orgoglio e cercare di rimettere la barra al centro nell'interesse della città, non andare soltanto a farneticare su titoli impropri che si attribuiscono sui giornali o sulle manifestazioni. Questo importa poco alla città. Non ha nessun interesse, non ci dispiace se uno si definisce dottore, non lo è. Non sono queste le argomentazioni che interessano i napoletani. Cerchiamo di diventare realmente seri nelle argomentazioni e di affrontare i problemi della città. Quindi non c'è distrazione, regolamento o quant'altro, che molto spesso realmente è stato stracciato e messo sotto i piedi per fare la tiritera elettorale o la nuova sorte di qualche movimento arancione. Qui dobbiamo guardare gli interessi della città. Vogliamo sapere, egregio vice sindaco, e allora quando, tra quante ore inizieremo a parlare di Bagnoli? Da quante ore inizieremo a parlare dei problemi della città? Avevo chiesto dell'interesse della città al sindaco che era presente l'ultimo consiglio che abbiamo fatto. Apriamo un dibattito serio sul piano di rientro, facendo coinvolgere realmente maggioranze di opposizione. Ebbene, che cosa è successo l'altro giorno? Che in commissione non c'era nulla, non c'era uno straccio di proposta, di documento su cui discutere. Tant'è che lo stesso presidente Fucito dice: ma che continuiamo a fare? Di che parliamo? Se l'assessore viene non porta nessuna documentazione. E parliamo del piano di rientro, parliamo dei prossimi 10 anni, del futuro della città. E questo è un atto veramente irresponsabile, cercare di non far capire nulla. E noi siamo stati all'appello, qui presenti, affinché il Consiglio si facesse, perché abbiamo chiesto noi, delle opposizioni, di parlare di Bagnoli, di aprire il dibattito. Altrimenti non c'era nemmeno il numero.
per iniziare i lavori questa mattina. E se dovessimo fare una verifica, nemmeno in questo momento c'è. E allora di che cosa parliamo? Di quale statuto, quali regolamenti parliamo? Dobbiamo essere, credo, soltanto responsabilmente attenti alle cose che dobbiamo fare nel prossimo futuro per salvare la nostra città, che realmente è sull'orlo del baratro, come dice questa delibera, che c'è una voragine. Abbiamo una voragine di tutto nella nostra città. Io concludo, però credo che il vice sindaco debba dirci subito quando si riprende questa discussione. L'ha già detto, consigliere, io mi dispiace che ci siano state delle disattenzioni, ho messo in votazione dopo aver chiesto... Poteva anche richiamare un attimino, se perché credo ma io che, non so credo qual che è la se volontà. Ne è accorto che nessuno stava... Consigliere, io non la è che lei poteva mai immaginare che noi votassimo per il rinvio? No, io non immaginavo... Allora, il pieno onestà intellettuale che la distingue poteva tranquillamente richiamare. Consigliere, e dire stiamo votando, un attimo di attenzione. Consigliere, io ho chiesto anche l'intervento contro le motivazioni se ce n'erano. Siccome mi pare che il vice sindaco ha dato motivazioni esaustive... Abbiamo commesso anche pensa, una distrazione. Ma, allora, l'importante è che ci intendiamo. Io le ho dato la parola, quindi adesso rientriamo nell'argomento che è in discussione, sulla quale delibera il vice sindaco, che è il relatore della proposta, ha già motivato e ha relazionato. Quindi adesso lei ha parlato contro, c'è Iannello che vuole intervenire. Iannello, prego. No, Presidente, anche io devo dire la verità, mi sono distratto in tutto. No, se ne è assentato. Ha ragione, ha ragione. È lei. Ha ragione, perciò, no? Ha ragione, in tutta mia colpa. Comunque devo dare ragione a Moretti, io non è che avevo capito che ci fosse stato. Ma se lei se ne va fuori non può pensare che io la chiami, ma ha fatto non tutta posso colpa avere mia. Un atteggiamento di Presidente, parte. Ma non ne facciamo Presidente pure. Sto dicendo è tutta colpa mia, va bene. Perché mi sono assentato per alcuni minuti alla sala del consiglio e quindi non sono riuscito chiaramente a seguire gli ultimi avvenimenti, per cui apprendo che il Consiglio Comunale ha deciso di posticipare su richiesta dell'amministrazione la discussione su Bagnoli. Come dire, dal mio punto di vista, e quindi ha ragione Moretto in questo senso, Bagnoli rappresenta, come dire, l'elemento paradigmatico dell'amministrazione cittadina. Se riusciamo a far ripartire Bagnoli, riparte la città. Se Bagnoli è ferma nella mortagora in cui si trova, questa mortagora attanaglia chiaramente tutta la città. Per cui non ne farei un dramma se effettivamente la si sposta in tempi ragionevoli da qui a qualche giorno, perché io vorrei anche ricordare all'amministrazione che noi una monotematica su Bagnoli l'abbiamo fatta ad ottobre 2011. Quella monotematica si concluse con la presentazione di un ordine del giorno che era più o meno condiviso dal gruppo Napoli Tuo e dal gruppo di Federazione della Sinistra, ordine del giorno sul quale il vice sindaco... Sì, però noi stiamo discutendo della delibera successiva, ormai abbiamo chiuso Bagnoli, consigliere. Se ne fa un accenno io, ma se lei invece fa un dibattito, riapriamo il dibattito su quello che abbiamo già votato. Fatto Moretto, quindi mi no, ma lo... Moretto, vabbè, voglio dire, cerchiamo di essere comprensivi dei diritti della maggioranza e dell'opposizione. Moretto è un cattivo esempio, non direi. Moretto è giusto che anche esprima quelle che sono opinioni che gli erano sfuggite. Allora la ringrazio, quindi riduco in maniera... estremamente sintetica quello che volevo dire, perché lei ha capito, volevo intervenire sulla questione precedente, quindi sarò estremamente sintetico. Se si rinvia, ma si rinvia in tempo ragionevole, e se si ha l'idea di venire in consiglio con una proposta casomai anche concordata con tutta l'aula, non solo la maggioranza e con l'opposizione, perché Bagnoli è un patrimonio comune della nazione, non della città, della nazione. Allora avremmo fatto un lavoro buono, con una pianificazione, un'idea di pianificazione strategica che trascenda il mandato elettorale di questa amministrazione.
perché soltanto con una pianificazione seria e che abbia obiettivi di lunga durata si può fare un buon servizio alla città ed evitare il reiterarsi di quello che si è fatto. Ho concluso, a questo punto se lei non è contrario approfitterei di un minuto, non lo riapriamo, di un minuto della sua pazienza, di un minuto non del, facciamo di un, sono contrario perché si è ripristinato un clima, poi alla fine prima di chiudere la seduta presidente, professore Iannello, per piacere, magnifico rettore, la prego. Allora, se ci sono altri interventi sulla delibera che è stata illustrata dal vice sindaco, non ci sono interventi. Nonno, ci sono interventi perché Moretto mi ha richiamato. Allora, siamo in votazione. Chi è d'accordo per l'approvazione della delibera di giunta comunale numero 883 del 14/12/2012? Resti seduto. Chi è contrario alzi la mano. Moretto, Zimbaldi, il gruppo del Zimbaldi, no, Guangi, no, Nonno e Mansueto. Esposito Agnello. Chi è contrario l'ha già fatto. Chi si astiene? Si astiene Grimaldi e Palmieri e Pasquino. La delibera è approvata a maggioranza. Andiamo al secondo punto. Deliberazione di giunta comunale numero 859 del 4/12/2012. Proposta al Consiglio, prelevamento dal fondo di riserva per euro 185.167,66 e conseguente variazione del PEG 2012. Approvazione del progetto dei lavori di somma urgenza, disposti ai sensi dell'articolo 176 del DPR numero 207 del 2010, per la messa in sicurezza di quota parte dei solai del piano quarto, ala est dell'edificio scolastico Principe di Napoli, ubicato in Napoli in via Tiratoio Civico 25, importo complessivo della spesa di lire 185.167,66 del CUP con un numero di codice CUP. Assessore Palmieri, a lei l'illustrazione della delibera. La delibera nasce dalla necessità di intervenire urgentemente in una scuola che si trova nel centro storico e precisamente la scuola Vico Tiratoio, nella quale si è manifestato, grazie al cielo, durante l'interruzione delle attività didattiche, un fenomeno che definire grave è poco. Sostanzialmente sono crollati totalmente dei solai in alcune aule, solai che i tecnici definiscono solai sub, che soltanto perché... Per favore, vogliamo fare illustrare, altrimenti poi diciamo... Vabbè, i bambini si sono salvati, quindi la somma urgenza potete anche essere distratti, saremmo molto più concentrati se invece, ahimè, le attività didattiche fossero state in essere. Era una pausa nei primi di dicembre e durante quella pausa praticamente questi solai sono crollati completamente, abbattendosi sul pavimento. Si tratta di un intervento dunque che necessariamente ha richiesto l'urgenza, anche perché la scuola di Vico Tiratoio serve una platea che non ha altre possibili collocazioni. È la stessa scuola che già per un altro plesso è stata sfrattata dai lavori della metropolitana e ospitata temporaneamente presso un'altra sede. Adesso la municipalità mi ha sottoposto la determinazione, la delibera di somma urgenza, dalla quale si evince anche tramite un repertorio fotografico che è a disposizione dei consiglieri qualora volessero vedere, che le condizioni di staticità vanno ristabilite al più presto, perché circa 600 bambini che abitano quell'edificio non corrano rischi e pericoli di vita. Dobbiamo quindi ringraziare il cielo che ha voluto far sì che il fenomeno si manifestasse a scuola chiusa, ma naturalmente dobbiamo assolutamente approvare i lavori perché possano essere completati al più presto possibile e naturalmente venga ristabilita la staticità non soltanto dei soffitti coinvolti ma dei soffitti dell'intera scuola che erano stati costruiti con lo stesso sistema. Grazie.
Grazie Assessore, ci sono interventi, sì, Attanasio chiede di intervenire, ne ha la facoltà. No, io volevo capire se l'amministrazione dopo questo episodio, che per caso non ha causato una tragedia, siano stati predisposti una serie di controlli in tutte le scuole comunali, perché queste cose assolutamente non si devono nemmeno pensare che possono accadere. Quindi volevo anche sapere dall'assessore se poi successivamente ci sono stati una serie di controlli accurati affinché di queste cose non possano mai accadere. Grazie. Assessore, se vuole dire rapidamente... Consigliere, vorrei dirlo anche. Consigliere, allora, come è noto, l'anagrafe edilizia del Comune di Napoli è stata eseguita nel corso di questi anni ed ha evidenziato che ci sono almeno quattro tipologie di istituzioni scolastiche sul territorio napoletano. Esistono scuole ex Casa del Mezzogiorno che non presentano queste caratteristiche, per cui attualmente hanno bisogno di moltissimi lavori di manutenzione ordinaria più che straordinaria, legate prevalentemente alla caduta dei calcinacci oppure dei rivestimenti esterni. Esistono poi scuole, diciamo, ex 219 che sono state costruite all'incirca 20-25 anni fa, dove si manifestano delle infiltrazioni, diciamo, prevalentemente dalle guaine e dai solai che le singole municipalità affrontano con i fondi di manutenzione straordinaria. Infine esistono naturalmente strutture più recenti, prevalentemente nelle periferie, che danno adito a meno problemi, salvo piccoli interventi di manutenzione ordinaria. È indubitabile che il complesso dell'edilizia scolastica soffre negli ultimi anni dell'assenza di un'attenzione alla manutenzione ordinaria quotidiana e continua, anche per mancanza di fondi che le municipalità, che sicuramente il consigliere sa, sono per il decentramento titolari della manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle scuole, per mancanza di fondi che le municipalità, diciamo, lamentano. E per quanto riguarda invece il complesso dell'edilizia monumentale, e Vico Tiratoio fa parte di quella, il complesso dell'edilizia monumentale tendenzialmente tiene bene, anche se negli ultimi anni ci sono stati forti lavori di adeguamento legati alla necessità della messa in sicurezza e della concessione dei CP. L'unica buona notizia che posso riferire in un quadro complessivo di criticità, che però sono monitorate quotidianamente dalle municipalità, e le municipalità ovviamente riscontrano al mio assessorato le situazioni più gravi e più critiche, l'unica buona notizia è che sono stati sbloccati di recente i fondi CIPE, il secondo stralcio dei fondi CIPE, che riuscirà probabilmente a garantire nel corso del prossimo anno la messa in sicurezza di 48 edifici scolastici. E infatti mi sono adoperata col servizio PRM per la firma immediata delle convenzioni presso il Provveditorato delle Opere Pubbliche, che è il destinatario di questi fondi che provengono dal Ministero delle Infrastrutture. Di certo il patto di stabilità non fa bene all'edilizia scolastica, perché laddove si debba limitare la spesa complessiva senza derogare, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, dei vincoli della finanza, ovviamente, come è noto, perché questa è una battaglia che stiamo conducendo come comuni e come ANCI, sicuramente l'edilizia ne soffre. Però quello che io posso dire è che tutti i giorni le municipalità intervengono con sopralluoghi nelle realtà critiche. In alcuni casi, naturalmente, sono costrette, laddove la situazione mette in pericolo, diciamo, la sicurezza dei bambini, ad agire con gli unici strumenti di cui dispongono in questo momento, che sono, da un lato, l'interdizione di determinati luoghi e il trasferimento dei bambini, come è già avvenuto e accaduto in alcune circostanze, in altri casi con la somma urgenza, che viene sempre, insomma, appoggiata dall'assessorato laddove si verifichino situazioni come quelle che vi ho appena descritto. Grazie. È chiaro che un'attenzione dell'intero Consiglio su questo tema non può che farmi piacere incontrarmi favorevole. Grazie. Grazie Assessore. Ci sono altri interventi? Quindi metto in votazione la deliberazione di Giunta Comunale numero 859, che è una proposta al Consiglio del 4/12/2012. Chi è d'accordo resti seduto, chi è contrario alzi la mano. Moretto,
chi si astiene lo dichiari, Lebbro, Guanci, Palmieri. Devo precisare che nella precedente votazione Lebbro si è astenuto e Mansueto si è non vota. Quindi abbiamo concluso, la proposta è approvata a maggioranza, abbiamo finito. Devo dirvi che oggi il consigliere... Un attimo, no Presidente, no, mi risulta... No, non è sulla delibera, lei ha detto no, abbiamo finito. Abbiamo finito. Sì, abbiamo votato. Allora, sull'ordine dei lavori, una piccola cosa, poiché mi risulta che i lavoratori di Napoli Sociale avevano chiesto ai capigruppo, a lei, di essere ricevuti. Non potevano forse prevedere che così repentinamente il Consiglio si avviasse alle conclusioni, se può all'atere chiedere che gli stessi, sebbene al Consiglio concluso, ricevano, si impegnino a ricevere questa delegazione. Allora io personalmente ho impegni e quindi non ci sarò, però ci saranno i vicepresidenti. Al mezzogiorno sono convocati, consigliere Fucito, quindi possono fare l'incontro con l'assessore e il vice sindaco, con il vice sindaco e poi presso al comune, presso la... Quindi saranno ricevuti dall'assessore e dall'amministrazione. Quindi vi chiudo. No, i capigruppo sono, no, se lo fa l'amministrazione non c'entrano i capigruppo. Allora chiudiamo la seduta, oggi siamo stati in 38, mi pare che anche oggi abbiamo lavorato bene, grazie. La seduta è tolta, la prossima seduta è venerdì.